Maria Teresa, buongiorno. Buongiorno. Senti, siamo a Pisa, però con te parliamo di Filadelfia. Sì. Intanto perché ne parliamo con te? Se ti presenti, per favore. Sì, io sono Maria Teresa Rizzichiello e sono dell'Ufficio del Turismo di Filadelfia. E quindi ci occupiamo di rapporto con la stampa e con i tour operator. Siamo qui a Pisa proprio per incontrare la stampa e gli operatori del settore, quindi anche gli agenti di viaggio. Ti vorrei parlare di Filadelfia perché è una città che è anche un po' poco conosciuta dal pubblico italiano, perché si trova a breve distanza da New York e spesso si parla sempre solo di New York. Invece in solamente 1 ora e 10 di treno si raggiunge Filadelfia, che è una città che si gira facilmente a piedi ed è proprio nel cuore della East Coast, quindi anche un ottimo punto di partenza per esplorare proprio la costa orientale degli Stati Uniti. A Filadelfia è famosa perché c'è un bellissimo distretto storico dove si possono conoscere le radici della storia americana. Abbiamo infatti la campana della libertà, che è stata suonata in occasione della dichiarazione di indipendenza, l'Independence National Hall, dove si può appunto scoprire proprio come gli Stati Uniti sono diventati Stati Uniti moderni, e poi c'è un bellissimo distretto museale che annovera la Barnes Foundation, che è la più grande collezione privata di dipinti impressionisti e post impressionisti al mondo, quindi sicuramente vale una visita anche solo per vedere la Barnes Foundation. Poi quest'anno avremo anche il Papa a Filadelfia dal 26 al 29 settembre in occasione del World Meeting of Families. Il Papa Francesco si recherà appunto a Filadelfia, quindi per chi insomma vuole seguire il nostro Papa è anche un'ottima occasione poi per visitare la città. Senti, da un punto di vista, diciamo, del periodo, qual è il periodo migliore da un punto di vista climatico, delle iniziative, ma anche magari economico per venire, certo, a Filadelfia? Allora, durante l'estate ovviamente le temperature salgono, anche se considerate che la città si trova fra due fiumi e ci sono tantissimi spazi verdi, c'è un parco, il Fairmont Park, che è 10 volte Central Park, e quindi voglio dire, non è faticoso visitare la città durante l'estate, però se devo consigliare un periodo sinceramente consiglierei maggio-giugno oppure settembre-ottobre, perché appunto le temperature sono un pochino più basse e poi anche dal punto di vista ricettivistico si trovano anche abbastanza buone offerte dal punto di vista alberghiero. Ecco, voi date anche un supporto, informazioni per il turista, sì, italiano? Noi proprio quest'anno abbiamo creato una nuova guida in collaborazione con National Geographic, quindi chi fosse interessato la può richiedere direttamente al nostro ufficio inviandoci un'email, magari vi posso dare appunto il contatto che è info@mastercons.it, e sulla guida trovate tantissimi suggerimenti e anche una proposta di itinerario, cosa vedere in 48 ore a Filadelfia. E poi se posso così dare un'ulteriore chicca, quest'estate ci sarà una bellissima mostra sempre sugli impressionisti al Museum of Art, che tutti voi sono già sicura che conoscete perché è stato immortalato nel film Rocky, la famosa scalinata dove lui correva e si allenava. E adesso stanno proprio in questi giorni girando il film Rocky, dove lui però fa l'allenatore Sylvester Stallone. La 17ª edizione? No, non lo so. Dovremmo contarle. Cioè, ci hai ricordato tante cose di Filadelfia che sapevamo, la campana, Rocky, eccetera, e che però magari non abbiniamo a questa bellissima città. Infatti, che merita sicuramente una visita. Poi considerate che anche dal punto di vista alberghiero gli alberghi sono meno cari di New York e sono a un livello superiore, cioè a parità di prezzo si dorme in delle strutture veramente di livello. E anche dal punto di vista della ristorazione, ci sono ottimi ristoranti, si mangia bene. Vi posso parlare poi di un posto, se me lo consentite, un po' particolare, che è il Reading Terminal Market, che è un mercato al coperto, uno dei più antichi degli Stati Uniti, e lì si può assaggiare la famosa Philly Cheesesteak, che è un panino fatto a base di bistecca, come se fosse una tagliata, infilata dentro un panino con formaggio e varie poi verdure, a seconda poi di quello
quello che piace, e anche il presidente Obama quando va a Filadelfia va sempre a mangiare la Philly cheesesteak. E all'interno di questo mercato poi ci sono i famosi banchetti Amish, dove vengono vendute le specialità della contea Amish di Lancaster, che si trova a breve distanza da Filadelfia, e può essere anche un'opportunità per fare un viaggio, andare a vedere come vivono questa comunità Amish, dove non usano l'energia elettrica, loro vivono come se fossero rimasti nell'Ottocento. Quindi io sinceramente ve la consiglio. Benissimo, allora noi ci alleniamo 2 o 3 mesi e a giugno veniamo a correre sulla scalinata di Rocky. Sì, perfetto, vi aspetto. Ciao a tutti. E grazie, ciao. Grazie.